E cari figlioli, salve, ben ritrovati. Siamo di nuovo qua in The Forest. Avete visto quello veloce tipo Tam Limes, qualcosa del genere, dove ho fatto vedere tutta la costruzione della recinzione che ho fatto e devo dire che è stato un lavorone massacrante, davvero un sacco di tronchi, guardate quanti. Ma l'avevo fatto una settimana fa, quando poi mi sono interrotto per dare spazio a Raft. Oggi invece, figlioli, che cosa ho fatto? Ho incominciato a sperimentare un po' di trappole. Allora, adesso è buio e non si vede Nazza, accendiamo un po' la luce. Ecco, per piccola premessa: mi avete consigliato di tutto, di più mi avete consigliato, mi avete detto che per sopravvivere, evitare gli attacchi degli indigeni, accenditi luce. Sarei dovuto andare a vi vivere, non lo so, vicino a una scogliera, in cima a una montagna, dentro una barca addirittura sopra la zattera. Ma porca miseria, io gioco già a raft sulla zattera, adesso ci mancherebbe che in The Forest io vado a vivere su una zattera. Ma nessuno di voi che mi ha detto fatti le trappole. Porca miseria, ma che aiutanti siete. Fatto sta che queste trappole, figlioli, sono eccezionali. Mi hanno attaccato poco tempo, po pochi minuti fa tipo 11 indigeni tra cui mutanti, quelli grigi, quelli che urlano e sono riuscito a farli fuori grazie a queste due stupende trappole mi sono fatto un botto di ossa, guardate qui quante ne ho conservate mi sono fatto anche il dispense, <ride> ne ho tantissime, ne ho riempito in più ho ancora queste quindi direi che queste, queste trappole sono davvero eccezionali. Ce ne faremo ancora, Filole. Ho intenzione veramente di riempire tutta la zona qua. Perché comunque arrivano di continuo. È una cosa, un flusso continuo di indigeni. Io mi domando, ma quanti cazzo ce ne sono su sta isola? A migliaia. Poi ovviamente compaiono anche quelli ultra mutati con 18. Ops, fai attenzione, Dave. Che qua è tutto pericoloso. Compaiono anche quelli con 18 gambe, quelli che, che non lo so, sono stranissimi, sono brutti. C'era uno che era una specie di bebè, addirittura. Compare un po' di tutto di più, quelli potenti figlioli li, li, mi faccio seguire e li porto lontani dal mio accampamento. Non ho voglia di affrontarli perché sono davvero tanto forti. Ero arrivato anche ad avere tutta l'armatura al massimo, quindi su in alto ne avevo tipo 10 pezzi, 11 pezzi, non lo so. Solo che poi ho terminato tutti i pezzi di stoffa, quindi adesso non le sto facendo più. Guardateli! Sono già qui! Sono già qui! Ma porcaccia la miseria! Vieni, guarda... Vieni, vieni, sì! No, fai ancora un passo! Bastardo! Ma sei bastardo! Si è fai... No! Ma dai! No, non mi dite che... No, non mi dite che ha capito. È impossibile. Oh, aspettate. Con questa non mi attacco, non ho paura. Ok. Sì, ma dai, non è possibile. Ma avete visto che cosa ha fatto? Mi si è fermato a un centimetro di... Cioè, mi ha trollato, quello lì, proprio come per dire te! Ah, aiuto! Ah, me l'ha sollevata perché è passato dalla parte da dietro. Tacci due. Riarmiamola di nuovo. Dai, vieni! Guarda, mi rimetto questo. Uh, uno è morto, guardatelo. Uno si è infilzato. Molto bene, riarmiamola. Oddio, questi rumori sono brutti. Sono tanto brutti, figliuoli. Occhio, Dave. Dove sono? Cioè, è riuscito anche a bypassare sta trappola. Dai, non ci credo. Riarmiamo pure questa. Sentili, sentili. Dove sono? Allora, prima di tutto ho scoperto che possiamo craftarci un'altra ascia. E questo mi ispira tanto. Spero che sia più potente. Adesso proviamo a farcela. Appena capisco dove sono sti urlatori... Vabbè, noi ritorniamo. Fai attenzione, Dave. Attento, le eh, attento ai piedi, ok? Ok, ok, ce ne ritorniamo dentro, figlioli. Ci mettiamo qua. E vediamo un pochettino come craftarci l'accetta. Allora, sto guardando l'indicazione. Devo mettere un tronchetto primavera. No, aspetta, uno, eccolo qui. Poi mi chiede una pietra, così e una corda, ok? Sì. Wow! Bene, ah, posso ancora migliorarla. Aspetta. Ah, ok, mi posso dargli più velocità o danno? No, vabbè, lasciamola un attimo così, va. Cioè sarei curioso di capire se io gli metto le piume è più veloce ma fa meno danno o mi mantiene questo danno e diventa solo più veloce. Proviamo. Piume qua. Ok. Allora vediamo un pochettino questa qui danno siamo più o meno metà cioè no velocità siamo più o meno metà e danno meno della metà vediamo questo oddio è lentissima e il danno non è che sia quel granché in più figliuoli ma a questo punto è meglio questa blocca tantissimo boh onestamente non so quanto ne valga la pena poi proviamo anche a farci l'arco vediamo un pochettino stick di legno. Una pezza! Un altro pezzo di corda che non ho. No, <ride> niente arco, figliuoli. Cioè, sta piuma appiccicata così sulla cetta, mi sembra un po' precaria, eh, però vabbè, non, non facciamo i pignoli, dai. Allora, quei brutti bastardoni che gridavano come non so che cosa, andiamo a letto, va così magari arriva anche la luce. Ok, ok, c'è luce. Andiamo a vedere se tagliamo gli alberi un po' più facilmente. Cos'è sta roba? Non lo so. Vediamo ci sono i bastardoni No direi di no Allora proviamo a tirare giusto albero va, vediamo quanto ci impieghiamo Cioè oddio non è che mi sembri poi così più, più pratica e veloce eh? Se poi invece la paragoniamo al danno contro gli avversari Guardate è cento volte meglio questa Sicuramente Quindi non è che sia quel granché di conquista Allora togliamo questo Ok, abbiamo fame e sete figliuoli. Attenzione, ok. La mia grande fortuna è che avere questo laghetto ci dà sia acqua da bere, seppur sporca, perché alla fin fine facciamo un piccolo versetto, tipo questo, ok. E poi ci dà anche da mangiare. Aspetta, aspetta. Così. Ok, pesciolino buono. Altro. Pesciolino, buono. Sono due pesciolini. Come vedete è una figata sto laghetto. Al di là del fatto che abbiamo gli indigeni che ci attaccano sempre, poi per il resto direi che è una zona eccezionale, figliuoli. Allora, accendiamo: pesciolino d'arrosto. Ah, abbiamo anche il coniglio. Ma dai. Ok, io direi mangiamo, figliuoli. Recuperiamo anche un po' di salute perché, come vedete, stavo messo maluccio. Ogni volta che mangiamo ci dà un po' di salute, ok. Poi qui mi sono fatto anche questo per poter bere. Eh. Guardate. Ok, già che ci siamo, sfruttiamolo. Allora io direi che dobbiamo andarci a procurare delle corde. So che si possono craftare con i tessuti, ma come vi ho detto prima non ne ho tantissimi e me li voglio... Cos'è stato? Me li voglio tenere da parte. Quindi ritorniamo nel villaggetto che c'è qua vicino e cerchiamo di fare razzia. Ok, guarda. Oh, c'è qualcosa. Perché? Di solito qui non c'era mai nessuno. Tu mori! No, mi è sfuggito. Salve! Che, che fai? Che fai? Basta! Salve, venghi, Che le spiego qualcosa. Venghi qua. No, 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 non, non retroceda. Si uomo. Chi è stato? Si uomo. Il mio aereo, già che ci siamo. Avete visto, figlioli, quanto siamo vicini anche all'aereo? E questo è un grande vantaggio perché ogni tanto respawna. Non ho capito se respawna eh, con ogni cambio gio giorno. Mazza, quanti? Certe volte sono tornato e non era respawnato il cibo, invece queste volte. Altre volte invece sì. E questa volta ci è andata bene. Prendiamo tutto, sì. Oh, sì, che meraviglia! La vodka. E poi mi devo fare un armadietto. Mi devo fare uno scaffale in modo da poter conservare queste cose. Ehi signor Rostam ma non si degrada. Mi scusi. Che? È di cera? <ride> Guardate lì. Le valigie invece non si non respawnano. Perché? Ah che sfiga. Allora vediamo se ci sono... Qua mi dà il tessuto per caso. Sì. Uno. Proprio perché tirchieria. Altro tessuto please. Ok. Corde qua ci dovrebbero essere le corde se non ricordo male. Altro tessuto, molto bene, tessuto, ok. Corde, quale me ne ricordo? Eccole qua. Molto bene. Allora ci prendiamo qua invece non sono respawnate. Ma com'è che non respawnano le cose, mannaccia! Salve uccellino! No, <ride> non sono riuscito. Oh, possiamo bere anche qua. Beviamo da tutte le parti, figliuoli. Allora, baston bastoncino, tessuto, cordicella. Metti cordicella. Vai che abbiamo l'archetto. Oh bene. Adesso le frecce come si faranno? Così? No, aspettate. F. Giustamente. Uno e due. Vediamo. No, cosa mi chiede ancora? Ah no, sono cinque piume. No, dai, veramente. Vediamo. Ok, ce ne ha fatte quante? 5? Mannaccia, sono costose. Che figata, possiamo fare ancora le frecce col veleno, le frecce incendiarie. E sono curioso, vediamo chi è che possiamo infilzare Uccellino salve. Come si usa sto affare? Vediamo. Sì. E... Zac! Uh! <ride> Recupero la freccia. No, non mi ha ridato la freccia, siete bastardi allora. Figata. Poi ci facciamo anche una bella spire, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. So che ci vogliono le ossa, no. Aspettate, aspettate. Così, poi le ossa. Sì. Tre addirittura, ok. Oddio, cos'è quella a fare questo, per caso? No. Tessuto? Sì. Ottimo. Bene. Voglio un'iguana, datemi un'iguana. Uccelli basta, eh. Che qua, qua, forza di prendere uccelli, ho, ho già superato cicciolina, santo Dio. <ride> oh, guardatelo, guardatelo. Che volete? Dai, proviamo a infilzarlo, figlioli, così. No, come si lancia? Così. Oddio, dove l'ho lanciata? Proviamo con questo, va. Zac! Sì. Oh, sta andando a giro con la mia freccia. No, 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 no. No! Datemi questa. Datemi questa che è la miglior soluzione. Ah! Non fare così. Tacci tue, mori, bastardo. Giù, sì, tutti e due insieme. Guardate, mi schiafficcio. Fermo. Tu sei morta. Ok, anche lui è andato. Gli altri due, che fanno? Chi è che c'ha la freccia in corpo? Ridatemi la freccia. Che io so tirchio. Oh, voglio la mia spy. Voglio la mia spy. Dove era? Qua no, l'ho persa. Non ci credo. Non la troverò mai più. Tre ossa mi è costato. Porcaccia. Figliori, ditemi una cosa, ma il fuoco di base bisogna rifarlo praticamente ogni volta. Bisogna craftarlo ogni volta. O sto sbagliando io qualcosa? Allora, adesso lo accendiamo e ci portiamo questi qui. Dà ah, la freccia, eccola qui la mia freccia. Sì, ho ripreso la freccia, grande. E cerca di darmi tutte le tue ossa, eh, non una di meno. Pam! Mio. Ok, ossicina, ossicina, ossicina. Ok, riproviamoci. Così. Ok, bene. Uccello, tu rischi male, rischi male. No! No, la mia altra lancia! No! No, le lance sono veramente monouso, figliuoli. Se la lanci non la ritrovi più, no, già il secondo, cavolo. Però c'è qualcosa che non va in questa mira, eh, figlioli. Va decisamente tanto alta l'ho ritrovata? No. Ci mangiamo il coniglietto. Vai di nuovo così. Ok. Ci riproviamo, figlioli, sono testardo. Allora, fatemi capire, se io lancio così, punto con la punta del dito. Guardate quanto va più alto del dito. No, eh, non va bene così. La recupero, la recupero. Sì, l'ho recuperata. Oh, oh, ma tu... T'ho preso. mizze che è potente, figlioli. Fantastico. Cioè, l'abbiamo shottato, ma molto bene. Vai, brucia anche te. Fai la fine che meriti. Quell'affare lì, cos'è? Eh, quell'affare. No, con questo qui è pericoloso. L'altra volta che. Oddio, <ride> l'altra volta che l'ho ucciso. Sono arrivati tutti gli altri. L'ho ucciso? Sì. Ok, ma dimmi te. Che schifo. Uccellino, ciao. Sì, Uccellino. Ciao. No. Oddio, sento rumori strani. Cos'è lui, sei tu? Ma che ti sciotto subito, guarda. Nelle palle. No! Guardate come si è spostato. Aspettate che la riprendo. Non mi rompere i testicoli. Ah, aspetta un attimo che riprendo la mia lancia. Maleducato che non sei altro. Mannaccia a te. Giù. Oh sì. Pam sei morto credo di sì nelle palle guarda sì sei morto la mia lancia eccola ok guardate lì il coniglietto dai dave vai no <ride> è difficilissimo iguana iguana guardate la ferma immetizzata così no sì stai ferma presa No, non ci credo. Non so nemmeno io come ho fatto. Allora figlioli, visto che queste trappole mi piacciono un sacco, io direi facciamocene ancora uno. Ci prendiamo sta ascia qua, sperando che sia migliore dell'altra, e ci tiriamo giù un paio di alberi. Ok, abbiamo messo da parte un po' di tronchi, adesso facciamoci, apriamoci il nostro taccuino. Trappole, trappole avanzate. Poi questa qua non lo so, un trabocco cos'è? Una specie di catapulta, se non ricordo male. Queste fanno abbastanza cagare, praticamente non fanno danno nemico. Qua c'è una catapulta che però ancora non so come si usa. Questi li ho installati, ma non mi sembrano tanto efficaci. E quindi io direi facciamoci questa che mi sembra decisamente la migliore. Ora sta arrivando il buio, prima di tutto accendiamoci l'accendino. Ora allora, ne abbiamo una disposta lì. Io direi mettiamocene una qua. Perché solitamente passano spesso di qua. La ruotiamo in modo che si attivi dall'altra parte. Così, perfetto. Ok. No, cavolo, mi serve ancora un'altra corda. Non ci credo. Oh no, 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 sono di nuovo qui. Non ci credo. Vieni, vieni. Sì, vieni, dai. Oddio, quanti siete? Sì, bravissimo. <ride> Fantastico, ti amo. No, non ho tronchetti, primavera. Datemi un tron tronchetto. Ok. Riarmiamola subito. Ottimo. È andato via l'altro. Beh, buon per te. Vieni, 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 vieni. Sì, tutti e due. <ride> Fantastico. E vai che l'ha catturata anche questa, guardate. <ride> ciao, ciao, baby. Ciao, ciao. E poi così le ossa si fanno veramente tanto facilmente, figliuoli. Guardate gli altri, ci sono gli altri, aiuto! Venite, venite, dai! Guardali, guardali! Sì! Bravo! No, 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 no guardate qua. Ops, attenzione alle trappole, Dave! Te che fai? Te che fai? Oh, l'abbiamo presa, grandioso! Mori! Mori! Sì, comunque, adesso me la cavo bene, figlioli. Guardate, sì, 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 sì. stiamo facendo stragi e eh? anche nei combattimenti corpo a corpo. Così tutto sommato riesco ad avere la meglio anche senza armature. Riarmiamola. -arma ok, qua ormai abbiamo cadaveri da tutte le parti. Oh, arriva un bel temporaluccio, così ci riempie il guscio di tartaruga di acqua bella potabile. Oh, Ma non smettono di comparire, muori. Mannaccia a te, non mi scappare, non mi scappare, muori. Ok, è andato, sì. Ok, figlioli, siamo arrivati. In... Oh, guardateli, guardateli. Che vuoi tu? Così si fa così. Mannaccia la Peppa, stavo dicendo, siamo arrivati in quell'accampamento dove c'è la grotta dove si rinasce quando ci portano via. Bastardoni, ok. Qua ci sono delle corde, prendiamocele. Tessuto, tessuto. Si, sì. altre corde molto bene. Questa corda me la posso prendere. Tanto te non ti serve più. Dammela. No, non posso. Dammi la corda. Mannaccia, Ma mi ha dato i soldi. No, no. Guardateli. Oddio, quanti sono morto. Aiuto. Oddio, ho oh, cose che paura. Corde, 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 please. Datemi delle corde. Questa è la spedizione delle corde, figliuoli. Qua, computer. Oh, mi posso imbrattare. Sì, imbrattiamoci. Certo che non è che ce ne siano poi tante di corde. Soprattutto non, non rispawnano. Eccole qua, altre. Bene. Così ci facciamo altre due. Trappole, tu che vuoi. Ma, Guardate quanti sono. Quello è cattivo. Aiuto! Via 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 Sono nell'acqua, sono nell'acqua! No, nell'acqua non vale, via! <ride> scappiamo figliuoli, scappiamo! Via 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 via! Ce ne ritorniamo alla base e ci craftiamo altre due belle trappolozze! E poi direi che con quattro trappole così più altre due piccole siamo più che al sicuro, spero! E ok, siamo ritornati alla nostra basetta figlioli, siamo sani e salvi. Recuperiamo un po' di energia, concludiamo questa. Ok, ups. Ho oh, rischiato la vita. Ok, riarmata, pronta. Poi direi, guardate quante ce ne sono, devo fare attenzione io. Tu preso. No, non ci credo. <ride> Mio Dio. No, guardate, guardate, ce n'è già uno laggiù. Ma porcaccia. Vieni che ti infilzo. Vieni. È... No, gli è passato in mezzo. Dai, non ci credo. Questo è un bug. È stato un bruttissimo bug. Vai che ti... vai, vai un po' indietro, please. Attonna. A te. Non mi puoi uccidere adesso. Oh, mori. Così. Oh fuck. Salve lei che fa? No dai! Non è morto, ma dai non ci credo. Con i CD, che cazzo c'hai I CD questo? A <ride> posto la collana. Mori! Oh, mi ha preso le spalle, bastarda. Tu morite, tutte e due. Ah oh, no, no. Oh my god. Ok, ci stanno riportando <ride> nella caverna. Siamo stati sfortunati, figlioli, perché quella lancia che gli ho tirato praticamente gli è passata in mezzo a quel mutante, cavolo, se non fosse stato così non ci avrebbe ferito e non saremmo morti con questi due. Vabbè, stacchiamoci di qua. E poi pensavo, figlioli, forse nel prossimo episodio o quello dopo ancora affrontare questa caverna. Che ne dite? Scrivetemelo nei commenti. È forse troppo difficile per il livello a cui mi trovo? So che nelle caverne si trovano cose molto interessanti e non mi dispiacerebbe magari trovare una bella arma che mi aiuti un pochettino nei combattimenti. E per farlo ci tocca avventurarci ancora di qua. Io per adesso me ne ritorno... Fammi passare, me ne ritorno sopra, in superficie. Ah, adesso ci sarà tutta la combricola, io spero di nuovo. No, no, no. Non ci sono, buono. E vabbè figlioli, io 4-4, buono-buonino, me ne ritorno alla base. Come sempre voi lasciate un bel like e noi ci vediamo, distruggi sta cosa, prestissimo in un altro video.